Ciao ragazze, allora nuovo collaboll, questo infatti sarà il video in cui vi faccio vedere tutte le ultime novità che mi sono arrivate dal sito e-commerce naturalmente buoniebelli.it di cui vi lascio tutti i link giù nell'info box, pagina Facebook, Instagram, sito, indirizzo, perché si trova a Roma e è ora di andare anche da loro per bere una camomilla mi ci vuole pure ogni tanto, comunque una tisana, un tè, appunto in loro compagnia, perché siamo così vicini e mi sembra il minimo anche per ringraziarli di tutto ciò che mi hanno inviato e che davvero mi sta incuriosendo tantissimo. Allora, come primo prodotto vi faccio vedere questo, che appena l'ho visto ho detto wow, sì, finalmente! Se vi parlo infatti di Mater Natura, saranno i prodotti di punta del brand che avevo già visto al Sana e che mi aveva incuriosito moltissimo, anche perché loro erano stati stra gentili sia con me che con Giulia, ossia Giulietta Ciabio. Appunto, questo qua è il detergente delicato all'achillea per viso e corpo. Come vedete già lo sto utilizzando perché mi sta piacendo tantissimo, sia per detergere il viso appena mi sveglio, soprattutto per chi come me ha una pelle mista tendente al grasso, soprattutto qui sulle guance, ma mi sta piacendo tantissimo anche come struccante per il viso, ma naturalmente come struccante non lo uso puro ma lo uso diluito. Già ve ne ho parlato nel video, quello dei bio preferiti del mese, perché appunto come vi dicevo è un prodotto che sto utilizzando e che mi sta piacendo tantissimo. Poi magari aspetto un po' per parlarvene in modo approfondito, magari in un altro video in cui vi faccio esclusivamente la review di Mater Natura. Passiamo poi al secondo prodotto, che anche questo mi ha incuriosito tantissimo, perché è questo qui, serum idratante contorno occhi all'Eufrasia. Quindi è praticamente un prodotto biologico, come vedete è certificato ICEA e vegan, ok. Applicare il siero con i polpastrelli sul contorno occhi, quindi da applicare con questo dito qua, ossia non il medio ma l'anulare, facendo pressioni leggere. È un prodotto senza parabeni, senza paraffina naturalmente, senza oli minerali, SLS / DEA, contiene 30 ml di prodotto, ma essendo un contorno occhi io credo che mi durerà abbastanza. Contorno occhi che ho da 30 ml sono ancora tutti nel cassetto e li devo ancora provare o utilizzare. Per fortuna c'è mia madre che mi aiuta a farlo. Comunque questo ha un profumo molto buono, la consistenza è abbastanza liquida, quindi è un cremoso, si assorbe non molto facilmente. Questo mi fa piacere perché io ho un contorno occhi molto molto secco. Profumo, mamma mia, un fiorito buonissimo all'Eufrasia, mai sentito. E anche l'idratazione a primo impatto mi sembra proprio ottima. L'ultimo prodotto di Mater Natura che ho ricevuto è invece questa, ossia la crema corpo idratante alla camomilla romana, prodotto certificato ICEA, senza parabeni, paraffina, oli minerali, SLS / la profumazione buonissima, è meno fiorita rispetto a quest'altra, perché quella del siero contorno occhi si sente che è molto fiorita e molto dolce. Questa qua sembra più profumo calmante come quello della camomilla, sembra davvero un prodotto fantastico e anche di questa non vedo l'ora di farvi la review. Ma i prodotti che c'erano nella scatolina da parte di naturalmente Buoni e Belli non sono terminati, infatti ci sono ancora altre due cosette. Questi infatti sono tutti campioncini, adesso li vediamo insieme. Olio lavante, aloe vera, olio di macadamia, Anthos. Poi abbiamo questo che praticamente è di Mater Natura ed è una crema viso opacizzante alla magnolia, crema mani nutriente alla calendula, ancora Mater Natura, uno shampoo alla borragine per capelli chimicamente trattati. Non è il mio caso perché non uso tinte, questo è il mio colore naturale, diciamo, perché ogni tanto faccio l'enné, ma su di me purtroppo
copre solo i capelli bianchi, non fa tantissimo. E ancora Anthos, miele, camomilla, olio di nocciolo, latte, detergente. Magari lo proverò anche come struccante. Parliamo adesso di questo rosso che... profumi. Praticamente dentro ci sono tantissime tè e tisane. Yogi Tea Bright Mood, ossia un tè o comunque una tisana della felicità. Il profumo è molto speziato, sembra o cannella o liquirizia o tutte e due insieme. English Tea Shop, che anche questo mi sembra di averlo visto, Alzana questo marchio. Sì, avevo anche bevuto una tisana che mi era piaciuta tantissimo. E questa è il Chocolate Super Berry Blast, senza caffeina. Sono sempre stata incuriosita di provarli, adesso ne ho uno e non vedo l'ora appunto di metterlo dentro al barattolo di Tiger e farmi una bella tisana al cioccolato. Yogi Tea Classic, quindi è il classico tè di Yogi Tea. Ancora English Tea Shop, chocolate, rooibos e vaniglia. Chissà che buono anche questo, chissà che odore. In questi giorni mi metterò, magari li farò assaggiare anche un po' ai miei genitori, al mio ragazzo, e me li farò tutti dentro i famosi barattoli, quelli con la cannuccia. Questo ha un odore più speziato ma vanigliato e davvero sembra ottimo. Ed infine l'ultimo, questo praticamente è di Yogi Tea ed è il Ginger Orange with Vanilla. Bene ragazze, con questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questi tè, ma soprattutto dei prodotti Maternatura. Per ora ho iniziato ad utilizzare solo il detergente, naturalmente, perché voglio aspettare per provare anche i due, perché voglio mettermi e provarli per bene assolutamente. Voglio dedicare tutte le mie attenzioni solo a loro. So che a molte ragazze questo già piace e l'hanno acquistato. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!